classico con la pancetta. Fugassi grano tenero con la battuta di lardo. Fugassi ai cereali con porchetta. Enrico si è già buttato avanti, del resto oggi è la sua festa perché ricorrono i 20 anni del Fugassi di Monzambano. Non potevo mancare. Arrivo Enrico, sto arrivando. Corri, dai, corri. Castellaro Lagusello è uno dei borghi antichi più belli d'Italia. È anche una frazione di Monzambano, quindi siamo in terra mantovana, ed è anche il paese di Enrico Baroni, quello del Fugassi che voi avete imparato già a conoscere, immagino. Ed è qui che lo stesso Enrico ha dato vita a una conversione di professione, da macellaio di lungo corso a panettiere, perché è stato lui a riscoprire il Fugassi e non è stato un passaggio semplice. Oggi festeggi i tuoi primi 20 anni di Fugassi. Ma com'è stato questo passaggio? Il passaggio è stato, non dico un dolore, perché ha avuto degli alti e bassi e qualche volta ho pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Però il risultato, dopo guardando da adesso, dico ne è valsa la pena. Qual è il bilancio che puoi trarre da questo ventennio? Ho imparato a vivere il mondo che cambia, nel senso che in questo momento a seguire la gente quella che ci dice cosa dobbiamo fare. Dobbiamo aiutarla, noi che siamo rimasti in pochi, a capire dove mettere le mani in cucina. Perché è unico il Fugassi secondo te, Enrico? Perché ha dormito tanto, di conseguenza non è stato, come si dice, sfruttato da nessuno. È una storia che viene dall'anima e di conseguenza piace alla gente, oltre che al colore, il sapore e la bontà. Io dico sempre che il futuro sta nelle tradizioni. Tu sei l'incarnazione di questo principio. Diciamo che ho investito gli anni della mia vita, siccome non sono stati sempre semplici, e praticamente per emergere bisogna lavorare profondamente, tanto e forte. Di conseguenza bisogna guardare nelle spigolature delle cose per vedere quale può essere quella che funziona in questo momento. Enrico, alta carrellata. Fugassi alle trebbie con salame. Fugassi integrale con gorgonzola e guanciale. Fugassi dolce, farina 00, l'originale. Ma come ci si sente ad averla riscoperta, una tradizione dimenticata? Ci si sente orgogliosi di se stessi, però il problema è che a volte non essere capiti fa un po' male. Tu hai dovuto lottare per affermare questa unicità?
Sì, ho dovuto lottare, è stata praticamente una battaglia giornaliera e praticamente lo sforzo mi ha dato la forza di arrivare a questo punto. Contro cosa dovevi lottare? Contro il dire facciamo così che lo fanno tutti. E io questa cosa a me non piace, io dico faccio questo perché mi piace, perché forse servirà a qualcuno. Com'è stato a suo tempo rimettersi in discussione a 50 anni? Diciamo che secondo me, io sono stato uno dei primi a rimettermi in discussione, però oggi la vita, se non si rimette in discussione sempre, si rimane al palo in un anno. Qual è il tuo fugassi preferito? Il mio fugassi preferito sono come i miei figli, uno solo, di conseguenza è buono tutto. Però dico, non è festa se non c'è qualcosa che accompagna la sera. Beh certo, me lo ero promesso, me lo sono detto, me lo sono fatto. Il Lambrusco, da resto. Il Lambrusco. Siamo in terra mantovana ed è giusto che sia così. Naturalmente c'è un bicchiere solo. Grazie. Perché io sono gentile di natura. Eccolo qua. Tanti auguri per i tuoi 20 anni. Siamo venuti qui per questa festa che coincide anche con quella di Sant'Antonio di Soler a Castellaro Lagusello. E se avete occasione di passare da queste parti vedrete non soltanto un paesino, un borgo fantastico, uno dei borghi più belli d'Italia, e poi il fugassi altrettanto fantastico con un bicchiere di Lambrusco, ma non per me evidentemente. Io prendo l'occasione, se ci sta, di salutarti e ringraziarti per quello che... Grazie a te Enrico, grazie a te. E praticamente saluto tutti quelli che ci vedranno. Ciao ragazzi, alla prossima cantiere.